Benvenuti a questo terzo incontro relativo all'individuazione, all'allenamento, diciamo così, sull'individuazione delle note musicali. Avrete notato che non uso i soliti intervalli, così come sono diffusi in rete, perché diciamo, a me non ha dato buoni frutti. È positivo in ogni caso come allenamento, però io preferisco questo, nel senso che il problema più che altro è di chi suona, è quello di, data una tonalità, data un ambiente tonale, individuare quali sono le note all'interno di quell'ambiente, poi andare a vedere anche quelle un po' più particolari, però in effetti questa è la parte principale, piuttosto che andare a fare gli intervalli fra note in cui si salta da una nota all'altra, che porta sempre un po' in confusione. Almeno a me ha dato questo risultato. I primi due incontri si basavano sulle prime quattro note, adesso passiamo alle altre quattro note. Do, re, mi, fa, adesso facciamo sol, la, si, do. Ho fatto questa divisione perché in effetti se andiamo a vedere bene le otto note, dal do al do, c'è una sorta di simmetria nella sequenza, cioè se io suono, eccole qui, le note do, re, mi, fa, eccole qui, quindi tono, tono, semitono, e poi vado a sentire le note sol, la, si, do, avrò la stessa sequenza, un tono fra il sol e il la, un tono fra il la e il si e mezzo tono fra il si e il do, così come c'è mezzo tono fra il mi e il fa, che è la terza e la quarta nota. Per cui, facendo questa separazione e creando quelle strutture melodiche, diciamo così, di sequenza fra la nota da individuare e la tonica, e quindi praticamente l'ambiente tonale nel quale queste note si sviluppano, si riesce anche a creare una sorta, io la chiamo architettura mentale, struttura mentale, nella quale praticamente è più facile individuare la nota data sempre la tonalità. Ok, non ci perdiamo in chiacchiere, partiamo direttamente con l'esercizio, i soliti 15 minuti. Qualcuno mi ha fatto notare che sono piuttosto veloci le sequenze, cioè non sembra che non ci sia il tempo di individuare la nota, ma in effetti l'obiettivo è quello di ripetere ogni giorno, diciamo così, ogni tanto, sono 10 minuti, un quarto d'ora massimo, gli esercizi, e piano piano noteremo che prendiamo sempre più dimestichezza, sempre più confidenza con il sistema e avremo una maggiore velocità nell'individuare le note da indovinare. Ok, partiamo allora con l'esercizio. Iniziamo. Do, ovviamente, questo è il Do, la tonica. Altra sequenza. Nota da individuare. Si, settimo grado, Si, Do, le note che sono state riproposte. Questa è la nota. La, sesto grado, la, si, do, la sequenza. Ancora. Sol, quinto grado, sequenza, sol, la, si, do. Ok. Sì, settimo grado. La, sesto grado. Questo è un Do, la tonica. Sol. Quinto grado, la dominante. Sesto grado, è il La.
Sì, settimo grado. Dominante, quinto grado, Sol. Sesto grado, sopra dominante, il La. Settimo grado, il Sol. Settimo grado, Si, la sensibile. Sesto grado, La, la relativa minore. Settimo grado, Si. Quinto grado, il Sol. Do, questa è la tonica, va da sé. La, sesto grado. Di nuovo sesto grado, La. Settimo grado, Sol, dominante. Sì, settimo grado. Sesto grado, La. Quinto grado, nota Si. Sesto grado, nota Sol. Questa è la tonica Do, primo grado. Sesto grado, il La. Di nuovo La, sesto grado, sopra dominante, relativa minore della scala maggiore. Quinto grado, Sol, dominante. Settimo grado, sensibile nella scala maggiore, Si. Quinto grado, nota La.
Settimo grado, nota Si. Quinto grado, nota Sol. Do, la tonica, primo grado. Sesto grado. Sopra dominante, nota La. Settimo grado. Di nuovo sesto grado, relativa minore della scala maggiore, nota La. Settimo grado, nota Si. Sesto grado, nota La. Ottavo grado, nota Si. Nono Quinto grado, nota Sol. Do, il primo grado, la tonica. Nota La, sesto grado. Settimo grado, nota Si. Ottavo grado, nota La. Nono Quinto grado, nota Sol. Settimo grado, nota Si. Ottavo grado, nota Sol. Questa è la tonica, in caso l'ottava, in questo caso il Do. Quinto grado, nota Sol. Sesto grado, nota La. Settimo tonica, questo è il primo grado, Do. Ok, abbiamo concluso anche quest'altro incontro. Avete notato che questa volta la sequenza nella risposta era andare verso il Do, dalla nota da individuare, quindi Sol, La, Si, Do, sempre per creare quelle melodie, chiamiamole così, di associazione che permettono una facilitazione nella memorizzazione della nota. Vi consiglio di ripetere quotidianamente questo esercizio.
in modo così da prendere ulteriormente pratica con l'individuazione delle note, creando anche quella che è una struttura mentale alla quale il nostro orecchio si deve piano piano abituare. Non sono cose che si imparano così dall'oggi al domani, bisogna esercitarsi in effetti per poter avere poi diciamo una sorta di confidenza con queste cose. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Arrivederci.